Con noi Marco Cappato, politico, attivista, membro dell'associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, esponente dei radicali, impegnato promotore della raccolta firme per il referendum sull'eutanasia. Prima di parlare della raccolta dell'eventuale referendum, vorrei capire qual è il quadro attuale normativo che riguarda il fine vita, quello che si può fare, non si può fare e che cosa comporta. In Italia è già possibile, perché lo riconosce la nostra Costituzione, rifiutare ogni forma di trattamento sanitario. Con la legge sulle direttive anticipate di trattamento e il consenso informato è anche possibile ottenere una sedazione nel caso di rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, cioè di cure che tengono in vita la persona, e essere in questo modo accompagnato a morire. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul mio caso, le persone che hanno diritto già ad essere accompagnate a morire lo possono anche fare con la autosomministrazione di una sostanza letale, il cosiddetto aiuto al suicidio, se rientrano in quattro condizioni che sono il fatto di volerlo in modo lucido e consapevole, di essere affetti da una malattia irreversibile, da una sofferenza insopportabile e di essere, come dicevo prima, tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Quindi tutto quello che si può fare riguarda la rinuncia alle terapie e anche, in determinati casi molto ristretti, anche la autosomministrazione di una sostanza eutanasica. Si può fare questo anche attraverso un testamento biologico, perché c'è già la legge, e quindi lasciare adesso le indicazioni per quando ci si dovesse essere nelle condizioni di non più intendere di volere. Non si può essere aiutati da, per esempio, da un medico a interrompere la propria vita, la cosiddetta eutanasia attiva, sul modello olandese, sul modello spagnolo, belga, lussemburghese, ed è esattamente l'oggetto del referendum. Non si può fare perché c'è un articolo, il 579 del codice penale del 1930, che condanna fino a 15 anni di carcere l'omicidio del consenziente. Non si può neanche fare quello che dicevamo prima, cioè essere aiutati al cosiddetto suicidio, all'autosomministrazione di sostanze letali, l'articolo 580 del codice penale, se non si è tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Che cosa significa nella pratica? Un malato di cancro, non essendo tenuto in vita di solito da trattamenti di sostegno vitale, non può ottenere né l'eutanasia cosiddetta passiva né l'eutanasia attiva, e nessuno può ad oggi ottenere l'eutanasia cosiddetta attiva con l'aiuto di un medico, perché è in vigore l'articolo 579 del codice penale. L'articolo 579 è un articolo rubricato omicidio del consenziente. Con il referendum se ne vuole abrogare una parte. Io vorrei che si chiarisse bene perché quella parte, perché ne rimangono altre e soprattutto quale sarà poi l'efficacia di questo intervento, diciamo, chirurgico sulla norma nei confronti del sistema normativo nostro. Il referendum in Italia è solo abrogativo ed ha valore di legge vincolante, cioè quando si vince un referendum, si raggiunge il quorum e i sì superano i no, a quel punto quel pezzo di legge sottoposto al referendum viene abrogato, cancellato con valore vincolante. Il referendum sull'eutanasia legale che cosa propone? Propone di cancellare la prima parte dell'articolo 579 del codice penale, tenendo in vita la seconda. Cosa dice la prima parte? Che verrebbe cancellata, condanna fino a 15 anni di carcere per la persona che procurasse la morte di una persona consenziente. La seconda parte dell'articolo 579 invece il referendum non la vuole cancellare, rimarrebbe in vigore, e che cosa dice? Dice che viene invece punito, e quindi continuerebbe ad essere punito anche con la vittoria del referendum, l'omicidio del consenziente nel caso in cui il consenziente sia una persona minore o una persona in qualche modo incapace di intendere di volere, per esempio affetta da deficienza psichica o sotto l'uso, l'abuso di sostanze stupefacenti. Quindi il referendum propone
di cancellare, depenalizzare l'omicidio del consenziente, ma soltanto se si tratta di persona maggiore di età e nella piena facoltà delle proprie decisioni, delle facoltà mentali. La campagna raccolta firme direi che sta andando molto bene, anche nonostante il periodo, però di contrappeso si ha un silenzio, come dire, dei media, dell'informazione in generale. Le 500.000 firme ci saranno sul referendum, perché siamo a Ferragosto, siamo molto oltre le 400.000 firme, ci sono firme raccolte nei comuni, quindi sicuramente dovremo poi raccogliere tutte queste firme, certificare, quindi ci sono operazioni tecniche da fare molto impegnative, ma io sono a questo punto molto fiducioso del fatto che consegneremo le firme necessarie. Perché? Perché ogni volta che si apre un tavolo di raccolta firme si forma la coda per firmare, e si sono formati gruppi di raccolta, giovani, giovanissimi, siamo a Marina di Carrara, ma veramente in tutta Italia, da Bolzano a Siracusa, anche e soprattutto di giovani e di giovanissimi. E perché sta accadendo questo? Sta accadendo questo perché le persone hanno vissuto il problema, riconoscono, vedono la bandiera eutanasia legale e la collegano a delle esperienze di sofferenza, di malattia terminale che ormai ogni famiglia italiana, purtroppo, ma anche in conseguenza del progresso medico-scientifico, quindi purtroppo e per fortuna, ogni famiglia italiana ha avuto l'esperienza, ha dovuto fare i conti con la sofferenza di un componente della famiglia o di un amico nella fase terminale della vita. E quindi, anche se nessuno dei capi dei grandi partiti ha dato l'indicazione di andare a firmare, nessuno dei grandi talk show di approfondimento, i salotti televisivi politici ha dibattuto il tema, la gente non ha bisogno che glielo spieghino loro, ma riesce a farsi l'idea autonomamente, e grazie anche molto ai social network, devo dire Instagram, Facebook, soprattutto persone molto giovani si auto-organizzano, trovano il tavolo, danno l'informazione, e quindi si è creata una rete di mobilitazione autenticamente dal basso che sta sopperendo a questa carenza delle istituzioni, dei media. E io lo dico non tanto come lamentela, no? Oh poverini, non riusciamo a... ma questo è un problema anche per le istituzioni e per i media, cioè perdere la credibilità, la capacità di restare in contatto con una realtà sociale così diffusa è un danno per la politica ed è anche un danno per i media e l'informazione. Da qualche tempo è anche possibile firmare in modo digitale. Ci spiega brevemente come funziona la firma digitale? Per firmare il referendum ci sono diversi modi. Il primo è il più diffuso e semplice: se si incontra un tavolo o se lo si va a cercare sul sito referendum.eutanasialegale.it, andare al tavolo a firmare con un documento di identità, veramente in pochi secondi l'operazione è fatta. Molti avvocati, l'avvocato è una delle figure che può autenticare le firme, tengono i moduli a studio, vanno anche a raccogliere in spiaggia, cene private, eccetera. Poi ci sono i comuni, si può andare a firmare negli uffici comunali, meglio chiamare prima perché a volte bisogna andare per appuntamento, soprattutto nei piccoli comuni, a volte ci sono dei disguidi. Poi abbiamo ottenuto per la prima volta, io dico nella storia non solo italiana, perché non mi risulta nessun paese al mondo dove di già si possa sottoscrivere per via telematica un referendum vincolante con valore di legge come in Italia. Oggi si può fare questo, è il risultato di una lotta in particolare di Mario Staderini, che ha ottenuto una condanna dell'Italia all'ONU per il carattere discriminatorio delle procedure di raccolta firme, e poi il co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, Marco Gentili, malato di SLA e quindi con enormi ostacoli proprio fisici nel potere esercitare i diritti civili e politici, come tante persone in condizioni di malattia estrema, è riuscito a incontrare il ministro Colao, a ottenere
un sì, poi il governo purtroppo si è, con un intervento della Corte di Cassazione, la faccio semplice, insomma, ha fatto un passo indietro, il Parlamento ha messo in minoranza il governo in una nuova votazione, per cui adesso è possibile raccogliere le firme su referendum e leggi di iniziativa popolare anche attraverso i sistemi di autenticazione digitale. Abbiamo quindi costruito come Comitato Promotore Eutanasia Legale e come Associazione Luca Coscioni una piattaforma, sempre sul sito referendum.eutanasialegale.it trovate le informazioni di come poterlo fare, ci sono diversi modi, lo SPID, carta d'identità elettronica, ma non solo quello, per sottoscrivere online. Questo è comodo per molti, ma per altri, pensiamo le persone con disabilità gravissima, ma anche gli italiani residenti all'estero, 6 milioni di persone che non possono certo tornare in Italia per firmare o andare nei consolati, che è molto complesso, ai quali viene restituito il diritto alla partecipazione democratica. Credo anche che tutto sommato il successo di questa campagna referendaria fino a questo punto sia dovuto alla forza del tema, ma anche al fatto che dopo un anno e mezzo di pandemia ci sia una voglia di partecipazione, ed è giusto e importante che le tecnologie digitali siano utilizzate anche per dare un riscontro a questa voglia di partecipazione e di democrazia. Vogliamo fare un ultimo appello alle persone che in qualche modo ancora non sono venute a firmare e comunque per la libertà di scelta? Beh, intanto chi firma adesso non necessariamente si è già fatto un'idea, si firma ora al referendum per poter andare a decidere come popolo italiano entro pochi mesi, là dove il Parlamento italiano non è riuscito a decidere in 37 anni, tanti ne sono passati dalla prima proposta di legge presentata a prima firma di Loris Fortuna nel 1984. Quindi, per farci un'idea, qualcuno se l'è già fatta, ma per avere un grande dibattito pubblico, nazionale, sul tema del fine vita, della sofferenza, delle malattie e delle soluzioni che si possono trovare, noi riteniamo che la legalizzazione dell'eutanasia sia un passo molto importante, ecco, per evitare di dover perdere altri decenni in attesa di una politica che non è riuscita finora a assumersi le proprie responsabilità, abbiamo la possibilità di firmare il referendum eutanasia legale e magari anche di diventare volontari e volontari come centinaia di ragazze e di ragazzi in tutta Italia e anche di nonne e di nonni. Il sito dove fare tutto questo, per organizzarsi, per avere tutte le informazioni, lo ripeto ancora, è referendum.eutanasialegale.it.